27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polacca di Auschwitz, scoprendo il suo tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista. La giornata della memoria è celebrata annualmente il 27 gennaio per ricordare le vittime dell'Olocausto. Dal 2000, con la legge del 20 luglio, anche l'Italia ha istituito la giornata dedicata alla commemorazione degli orrori della Shoah. Questa data non è stata scelta a caso. Lo spiega il primo articolo della legge, che recita: la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e dal rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Adesso lascio la parola per un breve saluto all'avvocato Tommaso Navarra, presidente del Gran Sasso Monti della Lada. Buonasera, grazie di essere benvenuti. Questa sera apriamo la 32ª edizione del premio Borsellino. È un premio che nasce nel 1992, su basi delle volontarie, sull'onda dei fatti di Palermo, che tutti noi conosciamo. È un premio che nel corso degli anni ha avuto l'onore di essere presieduto o di vedere la presenza dei Presidenti della Repubblica e delle massime istituzioni nazionali. Si è articolato nel corso del tempo una sezione sulla legalità, una sezione sull'ambiente, una sezione sulle scuole e da ultimo proprio una sezione che riguarda la Shoah e quello che noi stiamo oggi commemorando. È inutile dire che il premio nasce anche sull'onda di alcune espressioni forti della nostra tradizione. In particolare voglio riferirvi una celebre frase che dice il Gratino, e cioè: alla fine della nostra esperienza non ci verrà chiesto se siamo stati credenti o se siamo stati credibili. Quindi l'impegno, il volontariato, e qui stiamo parlando di decine e decine di persone, a partire dalla professoressa Maria Gabriella Castiglioni, che ci fa l'onore oggi e questa sera di essere presente, si impegnano personalmente e su base attiva e volontaria per consentire che queste iniziative su tutto il territorio oggi in abbiano. È inutile dire ancora che il futuro è per noi molto prima di che accada. Queste necessità di memoria nascono anche dalla circostanza per la quale l'uomo è l'unico animale in grado di inciampare due volte sulla stessa pietra. E quindi quello che sta, perché tutti le sappiamo, è nella nostra memoria anche per il mondo che si diventa. Buon ascolto. Tu, my Arbeit, für mich jetzt, und auch, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich die Arbeit habe, dass ich mich in diesem Jahr für mich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt ein Stimme ab? Wenn ja, dann bring für mich ein, wo ich in der Kindheit habe.